Benvenuto a tutti da Meteo Groale. Andiamo subito a vedere le temperature registrate il 17 di dicembre sulla Lombardia. Eccoci con la cartina che vedete in sovraimpressione. Le nostre stazioni del parco bollate 6 la minima, 5-6 Ceriano Cesate e 2-2 Ceriano Laghetto. Temperature massime 11-1 bollate, 11-3 Cesate, 11-2 Ceriano Laghetto. Temperature che non sono proprio invernali, potremmo dire da tardo autunno. Questo proprio per le correnti un po' meridionali che ci hanno investito e l'alta pressione che l'ha fatto un po' da padrone in questi ultimi giorni. Andiamo a guardare l'immagine dal satellite. Vedete che l'Italia è dentro praticamente un campo di alta pressione, anche se non mancano le nuvole, come oggi abbiamo visto. Vedete i corpi nuvolosi che si infrangono, perdono potenza, però qualche nuvola passa. Ci sono anche delle formazioni nebbiose. Guardate l'arco alpino come è ben innevato, lo si vede proprio molto bene al satellite. Vedete un'altra perturbazione, anche questa qui riuscirà a un pochino di più a annientare il muro e la barriera anticiclonica e portare qualche pioggia nella giornata di domenica. Intanto le temperature che vedete proprio la sera, la tarda serata del 17 di dicembre, vedete anche le Alpi fredde, la pianura padana un po' meno e lo stesso anche l'Italia centrale, ancora meno fredda l'Italia insulare, la Sardegna e la Sicilia. E le precipitazioni, vedete che precipitazioni non ce n'è se non relegate proprio al Regno Unito e dove c'è la perturbazione che agisce in Atlantico anche e vedete la presenza delle nebbie. Anche nella pianura padana in questo momento ci sono delle nebbie. Che cosa ci riserva il tempo per i prossimi 3 giorni? Lo vediamo dal modello di reading che ci fa vedere lo spostamento delle masse d'aria. Vedete questo grosso corpo agganciato al circolo polare artico, la massa artica, che si è portata sull'Atlantico occidentale. E vedete che domani pian pianino fa qualche progresso verso oriente, ancora anche sabato e domenica, e poi domenica un po' di più c'è questo fondo, lo vedete qui, indicato con la mia freccia, che interesserà un po' anche le nostre regioni. Dopodiché c'è un avanzamento ancora dell'alta pressione per qualche giorno e poi anche altre discese fredde. Stavolta però le discese fredde sembrano arrivare più dalla penisola scandinava, quindi da nord e nord-est, e quindi di aria ancora più fredda, continentale, aria continentale siberiana. Ecco, questo potrebbe poi nei giorni successivi, lo vedremo sempre nei prossimi bollettini, magari partendo da domenica in poi, vediamo come si comporterà, perché questo potrebbe portare ad un abbassamento sensibile delle temperature da Natale in poi e anche a delle precipitazioni. Tutto si vedrà solo da come queste configurazioni si posizioneranno sul territorio. Intanto andiamo a vedere la carta al suolo per il 18 di dicembre. Ecco, questa perturbazione che ha abbordato anche l'Italia sfila verso nord senza portare nessuna precipitazione. Ecco, una seconda perturbazione, quella che domenica entrerà e riuscirà un po' a scalfire il muro anticiclonico portando qualche pioggia. Pioggia debole più che altro. E vediamo allora le previsioni. Il 18, venerdì 18 di dicembre, un cielo un po' nebbioso nelle prime ore del mattino, poi si copre fino a sera notte che diventerà totalmente coperto. Più 2 la minima, più 9 la massima. Sabato, cielo coperto fin dal mattino, qualche pioggia verso sera notte. Più 7 la minima, più 8 la massima. Domenica 20, una giornata un po' uggiosa, stile un po' autunnale potremmo dire, tardo autunnale, con delle piogge deboli più che altro e neve oltre 1300 metri. Più 5 la minima, più 6 la massima. Bene, vi ringrazio dell'ascolto di questo bollettino, vi do l'appuntamento al prossimo bollettino di domani, intanto vi auguro un sereno venerdì 18 di dicembre. Arrivederci a tutti.